Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi che è il giovedì 20 di maggio del 2021, noi abbiamo il grande privilegio di incominciare la lettura di un altro libro della Bibbia e un'altra anche categoria di libri. Noi abbiamo letto il Pentateuco, che sono i primi 5 libri della Bibbia. Da oggi incominciamo a leggere anche quelli che sono chiamati i libri storici, quindi ha a che fare molto con la storia di Israele, come anche precedentemente c'era tanta storia, ma un fortissimo contenuto teologico, ossia legge del Signore, l'istruzione di Dio per il suo popolo. Ora noi entriamo in quella fase quando il popolo sta per entrare nella terra promessa e vedrete che non è stato per niente facile. Quindi vediamo insieme la parola del Signore. Il libro che noi incominceremo da oggi è il libro di Giosuè. Noi leggeremo capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3 e capitolo 4 del libro di Giosuè, parola del Signore. Giosuè, capitolo 1, parola di Dio. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. Dal deserto e dal Libano che là vedi, sino al gran fiume, il fiume Eufrate. Tutto il paese degli Ititi, sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data, e non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo: passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo. Preparatevi dei viveri, perché fra 3 giorni oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà perché lo possediate. Giosuè parlò pure ai Rubiniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Manasse e disse loro: ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del Signore, vi diede quando vi disse: il Signore, il vostro Dio, vi ha concesso riposo e vi ha dato questo paese. Le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato di qua dal Giordano. Ma voi tutti siete forti e valorosi, passerete in armi alla testa ai vostri fratelli e li aiuterete, finché il Signore abbia concesso riposo ai vostri fratelli come a voi, che siano anche essi in possesso del paese che il Signore, il vostro Dio, dà loro. Poi ritornerete al paese di vostra proprietà, che Mosè, servo del Signore, vi ha dato di qua dal Giordano verso il Levante, e ne prenderete possesso. E quelli risposero a Giosuè e dissero: noi faremo tutto quello che ci ha comandato e andremo dovunque ci manderai. Ti ubbidiremo interamente come abbiamo obbedito a Mosè. Solamente sia con te il Signore, il tuo Dio, come è stato con Mosè. Chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini e non ubbidirà alle tue parole, qualunque sia l'ordine che gli darai, sarà messo a morte. Solo sii
forte e coraggioso. Giosuè capitolo 2. Or, Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: andate, esaminate il paese e Gerico. Quelli andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rahab e vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab: fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti, dove siano andati non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano. E dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero, Rahab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorrei di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre e datemi un segno sicuro, che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quel che appartiene a loro e che ci preserverete dalla morte. Quegli uomini risposero: siamo pronti a dare la nostra vita per voi, se non divulgate questo nostro affare. E quando il Signore ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune, infatti la sua casa era addossata alle mura delle città e lei stava di casa sulle mura. E disse loro: andate verso il monte affinché non vi incontrino i vostri inseguitori e rimanetevi nascosti per 3 giorni fino al ritorno di coloro che vi inseguono. Poi andrete per la vostra strada. E quegli uomini le dissero: noi saremo sciolti dal giuramento che ci ha fatto fare se non osservi quello che stiamo per dirti. Quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso. Radunerai presso di te in casa tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la tua famiglia, la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il sangue ricadrà sul suo capo e noi non ne avremo colpa, ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul nostro capo se uno gli metterà le mani addosso. Se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare. E lei disse: sia come dite. Poi li congedò e quelli se ne andarono e lei attaccò la cordicella rossa alla finestra. Quelli dunque partirono e se ne andarono al monte, dove rimasero 3 giorni fino al ritorno di quelli che li rincorrevano, i quali cercarono per tutta la strada, ma non li trovarono. E quei due uomini ritornarono, scesero dal monte, oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo. Essi dissero a Giosuè: certo, il Signore ha dato in mano
nostra mano tutto il paese. E già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi. Giosuè capitolo 3. Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e con tutti i figli di Israele partì da Sittim. Essi arrivarono al Giordano e là si fermarono prima di oltrepassarlo. Dopo tre giorni gli ufficiali percorsero l'accampamento e diedero quest'ordine al popolo: quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro Dio portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. Però vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti. Non vi avvicinate ad essa affinché possiate veder bene la via per la quale dovete andare, poiché voi non siete mai stati per questa via. Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Poi disse ai sacerdoti: prendete in spalla l'arca del palo e passate all'arca del patto e passate davanti al popolo. Ed essi presero in spalla l'arca del patto e camminarono davanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscono che come fui con Mosè, sarò con te. Tu darai ai sacerdoti che portano l'arca del patto quest'ordine: quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. Giosuè disse ai figli di Israele: avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Poi Giosuè disse: da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che Egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Ititi, gli Ivei, i Ferisei, i Girgasei, gli Amorei, i Jebusei. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. Prendete dunque 12 uomini fra le tribù di Israele, uno per tribù, e non appena i sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. Il popolo, partito dalle sue tende per oltrepassare il Giordano, aveva davanti a sé i sacerdoti che portavano l'arca del patto. Appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripa dappertutto durante il tempo della mietitura, le acque che scendevano da parte superiore si fermarono e si elevarono in un mucchio in una grandissima distanza fino alla città di Adam, che è vicino a Sartan, e quelle che scendevano verso il mare della pianura, il mar salato, furono interamente separate da esse, e il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore stettero fermi sull'asciutto, in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava l'asciutto finché la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano. Giosuè capitolo 4. Quando tutta la nazione ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè: scegliete tra il popolo 12 uomini, uno per tribù, e date loro quest'ordine: prendete da qui in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati, 12 pietre, portatele con voi di là dal fiume e collocatele nel luogo dove vi accamperete stanotte. Giosuè chiamò i 12 uomini che aveva disegnati tra i figli di Israele, un uomo per tribù, e disse loro: passate davanti all'arca del Signore vostro Dio in mezzo al Giordano e ognuno di voi porti sulla spalla una pietra, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele, affinché questo sia un segno in mezzo a voi. In avvenire i vostri figli vi domanderanno: che cosa significano per voi queste pietre? Allora voi risponderete loro: le acque del Giordano furono tagliate davanti all'arca del patto del Signore. Quando essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano furono tagliate e queste pietre sono per i figli di Israele un ricordo per sempre. I figli di Israele fecero dunque come Giosuè aveva ordinato.
presero 12 pietre di mezzo al Giordano, come il Signore aveva detto a Giosuè, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele, li portarono con sé di là dal fiume nel luogo dove avrebbero passato la notte e là le collocarono. Giosuè fece rizzare pure 12 pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove si erano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca del patto e vi sono rimasti fino ad oggi. I sacerdoti che portavano l'arca rimasero fermi in mezzo al Giordano finché tutto quello che il Signore aveva comandato a Giosuè di dire al popolo, fu eseguito conformemente agli ordini che Mosè aveva dato a Giosuè e il popolo si affrettò a passare. Quando tutto il popolo ebbe concluso la traversata, passò anche l'arca del Signore con i sacerdoti in presenza del popolo. I figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse attraversarono in armi davanti ai figli di Israele come Mosè aveva detto loro. Circa 40.000 uomini pronti di tutto punto per la guerra passarono davanti al Signore nelle pianure di Gerico per andare a combattere. In quel giorno il Signore rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele ed essi lo temettero come avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita. Poi il Signore disse a Giosuè, ordina ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza di salire dal Giordano. Allora Giosuè diede quest'ordine ai sacerdoti, salite dal Giordano. E appena i sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore furono saliti di mezzo al Giordano e le piante dei loro piedi si furono alzate e posate sull'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e estrariparono dappertutto come prima. Il popolo salì dal Giordano il 10° giorno del primo mese e si accampò a Gilgal, all'estremità orientale di Gerico. E Giosuè fece rizzare in Gilgal le 12 pietre che essi avevano prese dal Giordano. Poi parlò ai figli di Israele e disse loro, in avvenire i vostri figli domanderanno ai loro padri che cosa significano queste pietre. Allora voi lo farete sapere ai vostri figli e direte, Israele attraversò questo Giordano all'asciutto. Infatti il Signore, il vostro Dio, ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi finché foste passate come il Signore, il vostro Dio, fece al Mar Rosso, che Egli prosciugò affinché fossimo passati, perché tutti i popoli della terra riconoscono che la mano del Signore è potente e voi temiate in ogni tempo il Signore, vostro Dio. Parola del Signore. Quindi abbiamo incominciato questo libro bellissimo, il libro di Giosuè. Domani, per la grazia del Signore, noi vogliamo continuare la lettura della parola di Dio e così, avendo finito una tappa, incominciando un'altra, ma sempre, comunque e ovunque, con la parola del Signore nella nostra vita. Un forte abbraccio, un santo bacio nel nome di Gesù.